Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Lancetectis Pharma SRL, ultimo aggiornamento, 30 settembre 2022. Cos'è Lancia? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Lancia durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Lancia? Lancia è un farmaco a base del principio attivo Uliprystal, acetato, appartenente alla categoria degli contraccettivi d'emergenza e nello specifico contraccettivi d'emergenza. È commercializzato in Italia dall'azienda Tectis Pharma SRL. Lancia può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni Lancia 30 mg 1 compressa rivestite con film, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Sandoz S.P.A. concessionario Tectis Pharma SRL, ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco, classe C, principio attivo Uliprystal, acetato, gruppo terapeutico contraccettivi d'emergenza, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni contraccettivo d'emergenza da assumersi entro 120 ore, 5 giorni, da un rapporto sessuale non protetto o dal fallimento di altro metodo contraccettivo. Posologia. Il trattamento consiste in una compressa da prendere per via orale il prima possibile, ma non oltre 120 ore, 5 giorni, da un rapporto sessuale non protetto o dal fallimento di un metodo contraccettivo. La compressa può essere assunta in qualsiasi momento durante il ciclo mestruale. In caso di vomito entro 3 ore dall'assunzione della compressa, si deve assumere un'altra compressa. In caso di ritardo delle mestruazioni o in presenza di sintomi di gravidanza, prima della somministrazione della compressa si deve escludere l'esistenza di una gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Popolazioni speciali, compromissione renale, non è necessario alcun adeguamento della dose. Compromissione epatica in assenza di studi specifici, non è possibile dare raccomandazioni alternative per quanto riguarda la dose di Uliprystal acetato. Compromissione epatica grave in assenza di studi specifici, l'uso di Uliprystal acetato non è raccomandato. Popolazione pediatrica, non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Uliprystal acetato nei bambini di età prepuberale nell'indicazione della contraccezione di emergenza. Adolescenti. Uliprystal acetato è adatto per la contraccezione di emergenza per qualsiasi donna in età fertile, comprese le adolescenti. Non sono state osservate differenze in termini di sicurezza o efficacia rispetto alle donne adulte di almeno 18 anni di età, vedere paragrafo 5, 1. Modo di somministrazione uso orale. La compressa può essere assunta con o senza cibo. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Lancia è destinato esclusivamente all'uso occasionale. Non deve mai sostituire l'uso di un metodo contraccettivo regolare. In ogni caso, si deve consigliare alle donne di utilizzare un metodo contraccettivo regolare. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione potenziale, capacità da parte di altri medicinali di interferire con Uliprystal acetato. Uliprystal acetato è metabolizzato da CYP3A4 in vitro. Induttori di CYP3A4, i risultati in vivo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Lancia durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Lancia durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Lancia non è destinato all'uso durante la gravidanza e non deve essere assunto da donne in gravidanza effettiva o sospetta, vedere paragrafi 4, 2 e 4, 4. Uliprystal acetato non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Uliprystal acetato ha un'influenza trascurabile o moderata sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari. Dopo l'assunzione di Uliprystal acetato sono comuni capogiri da lievi e moderati. Sonnolenza e vista annebbiata sono invece episodi non comuni. Raramente sono stati riferiti disturbi dell'attenzione. La paziente deve essere informata che non deve guidare o usare macchinari se riscontra tali sintomi, vedere paragrafo 4, 8.
Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate con maggiore frequenza sono state cefalea, nausea, dolore addominale e dismenorrea. La sicurezza di ulipristal acetato è stata valutata in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza di sovradosaggio con ulipristal acetato è limitata. Sono state somministrate a donne delle singole dosi del medicinale fino a 200 mg, senza problemi di sicurezza. Tali dosi elevate sono state ben tollerate, ma le donne hanno avuto un ciclo mestruale più breve, il sanguinamento uterino si è verificato 2-3 giorni prima del previsto, e in alcune di esse la durata del sanguinamento è stata prolungata, sebbene in quantità non eccessiva, spotting. Non esistono antidoti e il trattamento successivo deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale, contraccettivi d'emergenza. Codice ATC. G03AD02. Ulipristal acetato è un modulatore selettivo sintetico del recettore del progesterone attivo per via orale, che, proprietà farmacocinetiche assorbimento in seguito a somministrazione orale di una singola dose di 30 mg, ulipristal acetato viene assorbito rapidamente, con un picco di concentrazione plasmatica di 176 più meno 89 ng/ml, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. La maggior parte dei risultati, elenco degli eccipienti nucleo della compressa lattosio monoidrato amido pregelatinizzato, di mais, carbossimetilamido sodico, tipo A, magnesio stearato rivestimento della compressa ipromellosa idrossipropilcellulosa acido stearico talco titanio diossido, e 171, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.